Gentili signori e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo che è il terzo round della Formula 4. Vedete già sullo schieramento di partenza, sul monitor lo schieramento di partenza, andiamo a leggerlo velocemente, con Brandon Maisano che ha guadagnato la pole position davanti a Lance Stroll, quindi i due piloti della prima partono in prima fila, seconda fila per Leonardo Pulcini e Mattia Drudi, terza fila per Joao Vieira e Gustavo Bandeira, i brasiliani, quarta fila per Alain Valente e Takashi Kasai, quinta fila per Kate Camilleri ed il numero 8 Lucas Mauron, sesta fila per Andrea Fontana e Bar Baruch, settima fila per Edi Axiu e Ivan Matev, ottava fila per Andrea Russo e Mander Ragunatham, l'indiano, nona fila per Zachary Dante e Jonathan Giudice, la decima fila per Nico Rindisbacher e l'undicesima fila per Giovanni Altoe. Questi sono i protagonisti della gara del terzo round, lo sapete, tre gare ad ogni round. Siamo sulla tracciata del Mugello, 5 km 245 metri di grande passione. Vicino a me ho un ragazzo giovanissimo, si tratta di Matteo Cairoli, che ha una storia agonistica davvero incredibile alle spalle, perché come voi tutti sapete si parte con almeno 2 o 3 anni di kart. Lui ha deciso di saltare tutto, di saltare i kart, ha fatto un corso federale, lo scorso anno si è iscritto così senza nessuna esperienza agonistica al campionato tedesco di Formula 3 con quasi 30 monoposto in pista. Ebbene, alla fine dell'anno ha guadagnato la 7ª posizione assoluta in classifica. Mi piace presentare così Matteo Cairoli, benvenuto qui al Mugello nella veste di commentatore tecnico. Come mai non sei là in pista insieme a loro? Buongiorno a tutti innanzitutto. Questo weekend correrò con la Porsche Carrera Cup Italia, quindi salterò questo appuntamento della Formula 4. Io corro con il team Antonelli, nel cui ho fatto le prime 2 gare di campionato. È partito, diciamo, un po' in modo strano, perché la seconda gara ho avuto un brutto incidente e quindi qualche gara l'ho saltata. Ok. Ci vuoi spiegare come si guida al Mugello? Abbiamo visto la San Donato, queste siano già le curve successive, quella del Lucco e del Poggio Secco. Esatto, sì, è una pista dove è importantissimo non fare errori, anche perché la macchina non ha molta potenza, quindi bisogna farla scorrere il più possibile e innanzitutto cercare di uscire meglio dalle curve per non perdere velocità. Ricordo, Formula 4 campionato italiano, si tratta del terzo round, 3 gare per ogni round. Il primo round è partito sul tracciato del Adria Raceway, Adria, la seconda pista che ha ospitato il campionato, il neonato campionato di Formula 4 è stata la pista di Imola, ed eccoci qua al Mugello, le due piste davvero vere, davvero toste per questa monoposto. Ancora una volta Prema Power là davanti a tutti con Brandon Maisano e Lance Stroll. Ti sorprende la cosa? No, sinceramente no, io non ho avuto neanche modo di provare ad avere una bagarre insieme a loro, tranne che forse in qualche curva all'inizio, poi sono spariti nel nulla e non li ho più visti per tutta la gara. Sarà la macchina sicuramente che sarà un altro mondo rispetto alle altre. Comunque complimenti a tutti i due piloti. Tatus, gomme Pirelli per tutti, un propulsore Abarth sufficientemente potente. Come l'hai trovata questa monoposto? Molto più difficile rispetto alla scorsa Abarth da guidare, in quanto è più dura fisicamente e la gomma è molto diversa da capire, non sai mai il limite, diciamo, cioè lo trovi veloce il limite, comunque è difficile da capire dove può arrivare la gomma. Abbiamo visto, praticamente abbiamo assistito a 6 partenze, 3 ad Adria, 3 ad Imola, in molti casi vetture al pronti via rimangono ferme sullo schieramento di partenza, come mai? Non credo che sono dovuti ai problemi delle macchine, forse i piloti all'inesperienza ad usare la frizione. Comunque io non l'ho trovata difficile, anche perché è veramente molle, non è come quella piuttosto di una Porsche che è molto dura da schiacciare, quindi hai più margini di errore. Non so come possa essere accaduto sinceramente. Siamo ormai pronti a goderci questo primo episodio del campionato italiano Formula 4. Ricordo, campionato italiano Formula 4 in gara 1, il regolamento prevede 28 minuti più un giro, 28 minuti più un giro. Vedete i due piloti della Prema Power che vanno a posizionare le loro monoposto nelle caselle che hanno guadagnato nel corso delle qualifiche fatte sotto l'acqua, queste della Formula 4. No, c'era ancora
il tracciato asciutto e quindi andiamo a verificare. Col numero 81, vedete, è Brandon Maisanoy, il pilota esperto che corre per il trofeo della Formula 4, non per il campionato italiano, mentre il suo compagno di colori, Lance Stroll, che è più giovane di lui, corre proprio per il campionato italiano ed è naturalmente in testa al campionato italiano in questo momento nella classifica. Attenzione, perché dietro Stroll parte Mattia Drudi, che è stato velocissimo vincitore di una gara sulla pista di Imola. Vedremo se la terza gara è stato sfortunatissimo, vedremo se saprà recuperare proprio nel contesto di questo secondo episodio, terzo episodio agonistico assoluto per quanto riguarda questo campionato italiano di Formula 4. Siamo pronti per verificare anche il posizionamento di Giovanni Altoè con il numero 23. Ora dovrebbe essere la bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza. Attenzione, i 5 secondi al semaforo rosso, il semaforo che va a rosso, via! E scatta bene Brandon Maisanoy, ma attenzione, buona anche la partenza di Lance Stroll che si tuffa subito all'interno di Brandon, poi ci ripensa, rimette in scia e va a cercare la staccata della San Donato. I due volano alla staccata della San Donato con Brandon Maisanoy che conquista il comando. Lance Stroll in seconda posizione, per il terzo posto è una splendida lotta, dovrebbe essere proprio Vieira, il brasiliano Vieira, ad aver conquistato il terzo posto. Vediamo se lo mantiene. No, è in questo momento Pulcini, credo che sia in terza posizione, Pulcini che è riuscito a precedere Vieira mentre siamo in questo momento, stiamo volando verso la zona dell'arrabbiata 1, arrabbiata 2. Dietro vedete ancora grande la bagarre, siamo con i due protagonisti Brandon Maisanoy e Lance Stroll, poi appunto Leonardo Pulcini, Vieira in quarta posizione, via via gli altri protagonisti. Come hai visto la partenza? Nessuna falsa partenza in questa partenza. Sono partiti decisamente abbastanza bene, abbiamo visto ancora qualche problema da parte di qualche pilota che comunque non è partito in modo decente allo start, quindi non ci sono stati grossi problemi. Matteo Cairoli, il nostro sostegno tecnico, mentre attenzione perché i due protagonisti, la testa della gara, arrivano in questo momento proprio alla 180 gradi, vediamo inquadrato in questo momento proprio Leonardo Pulcini, il pilota che ha guadagnato il terzo posto, alle sue spalle il brasiliano Vieira e dietro loro c'è bagarre tra Valente e Mattia Drudi, poi Camilleri e via gli altri protagonisti. Siamo ormai all'ultima curva, quella della Bucine, che riporta i protagonisti sul traguardo, la chiusura del primo giro, piloti del campionato italiano Formula 4, la chiusura del primo giro. Andremo a vedere le posizioni con Brandon Maisanoy e Lance Stroll, uno nella scia dell'altro, transitano in questo momento sul traguardo. Pulcini in terza posizione, Vieira quarto, Valente quinto, Mattia Drudi sesto e poi via via gli altri protagonisti a partire dal numero 82, che ricordo è Kate Camilleri. Siamo in questo momento di nuovo con le immagini che ci portano alla San Donato, nelle posizioni dietro i primi due, i primi tre diciamo così, ci sono i protagonisti che lottano ancora per una possibilità di podio. Quanto è importante la scia su un tracciato come quello del Mugello? Lo chiedo a Matteo Cairoli. Assolutamente fondamentale, soprattutto uscire molto veloce dalle curve per avere maggiore velocità in modo da facilitare il sorpasso. Siamo in questo momento nel corso del secondo giro, ma lo vedete, quello che conta è il tempo, il countdown che in questo momento vede mancare 25 minuti e 10 secondi circa più un giro a questa che è una gara appena partita per quanto riguarda i piloti del campionato italiano di Formula 4, con Maisanoy e Stroll saldamente al comando davanti a Pulcini, Vieira, Valente e Mattia Drudi che occupa in questo momento la sesta posizione, mentre qui siamo andati sul numero 1 che in questo momento non è nelle primissime posizioni. Andiamo a verificare il numero 7, scusate, era Valente. Andiamo a verificare invece i protagonisti verso l'ultima parte del tracciato, dovrebbero essere già più o meno alla 180 gradi per poi ritornare alla Bucine e di conseguenza sul traguardo. Eccoli qua i protagonisti, le primissime posizioni. Attenzione perché c'è stato un tentativo di sorpasso del numero 21 Drudi ai danni del numero 7 Valente, che
lo precede. Eccoli due, mentre qui siamo passati alla coppia che gli stava davanti, proprio il numero 4 Pulcini che è in terza posizione. Di dietro vediamo se Drudi tenta l'attacco, il numero 21 al numero 7 Valente. I due sono lanciati verso la staccata della San Donato. Mattia Drudi all'interno, sì, tenta l'attacco, ci entra in questo momento e ci sta tutto. Grande sorpasso di Mattia Drudi, mentre c'è un rientro ai box da parte di uno dei protagonisti, e non sappiamo, potrebbe essere un drive-thru, solo che non l'abbiamo letto sulle drive-thru al numero 23, sì, e in effetti avevamo visto, non avevamo guardato noi il monitor, il 23 Giovanni Altoè in effetti era nelle ultime posizioni, quindi non ha perso solo terreno, tempo nei confronti dei suoi avversari. Ma ritorniamo con Matteo Cairoli, quel sorpasso fatto da Mattia Drudi. Mattia Drudi, esatto. Sì, è stato un bel sorpasso, devo dire che non me l'aspettavo neanch'io, perché era lontano, però alla fine del rettilineo ha piazzato la macchina all'interno e gli è venuto un bel sorpasso, complimenti. Veramente bello il sorpasso di Mattia Drudi ai danni del numero 7 Valente. Ora stiamo osservando i protagonisti che stanno ritornando nella parte alta del circuito, intorno a questa è proprio il correntaio, i 180 gradi che ricevono in questo momento la testa della gara, con Maisano, Stroll, Pulcini, poi Vierà, quindi Drudi e Valente. Sono queste le posizioni, siamo ormai pronti ad affrontare la bucine, la discesa che porta verso la staccata. Qui c'è l'attacco, ancora il tentativo d'attacco, che va in porto, sembra, del numero 12 Russo a Camilleri. Niente da fare, non riesce ad andare in porto, che allora Russo si rimette nella scia di Camilleri e così andranno verso la San Donato, dove Russo tenterà ancora una volta di attaccare Camilleri. Attenzione, eccoli qua, Russo si mantiene ancora dietro Camilleri, poi va all'attacco proprio alla staccata della San Donato, ma niente da fare, non riesce a fare altro che incrociare la propria traiettoria nei confronti di Camilleri, l'affianca, ma nella curva successiva è proprio Camilleri che ha la migliore traiettoria, ma nella curva successiva ancora è lui che riesce ad avere la meglio. Vediamo, ancora Camilleri con traiettoria interna, e Camilleri che riesce a mantenere la posizione. Bellissima questa sfida tra Camilleri e appunto il numero 12 Russo, che vediamo ancora alle spalle di Camilleri. Maisano e Stroll ha un ritardo di un secondo e mezzo, è quasi una notizia. Matteo Cairoli, è strana come cosa, di solito era sempre l'ansia, diciamo, esatto, comandare il gruppo. Credo che magari potrebbe avere qualche problema la macchina, anche considerando i tempi che non sono proprio uguali. Sì, in effetti 1.49.7 il tempo di Maisano, 1.50 netti il tempo di Lance Stroll. Ricordiamo, eccoli qua, in effetti i due protagonisti del Team Prema, ricordiamo che corrono per classifiche diverse, l'inquadrato Brandon Maisano per il trofeo, mentre Lance Stroll per il campionato italiano, ma vedete dietro loro è difficile trovare avversari in grado di sostenere il loro ritmo, che è un ritmo scatenato, a partire da Leonardo Pulcini che è terzo, poi Vierà in quarta posizione, quindi Matteo Drudi che si è portato dietro Vierà. Adesso andremo a vedere se Matteo Drudi avrà un ritmo da poter quantomeno affrontare o andare a vedere se è possibile conquistare il terzo posto. Vedete, Matteo Drudi già comincia a sentire la scia di Vierà. Sì, anche se comunque qualche secondo di ritardo, un secondo e tre di ritardo rispetto a Vierà, ci impiegherà qualche giro a prenderlo. Comunque il passo di Joao sembra buono e credo che si potrebbe meritare questa terza posizione. Attenzione a Russo e Camilleri, questa volta Russo ce l'ha fatto proprio alla San Donato a saltare Camilleri, a mantenere la posizione, mentre da dietro si sta avvicinando il numero 24, il brasiliano Gustavo Bandeira. Russo in questo momento è in settima posizione, quindi là davanti ricordiamo Maisano comanda con un secondo e sette di vantaggio nei confronti di Stroll. Maisano è l'unico che viaggia sotto l'1.50, 1.49.8, 1.49.9, quindi diciamo così, grazie anche molto ovviamente ad un'esperienza di guida diversa rispetto a quella di Lance Stroll. Sicuramente sarà anche molto più preparato ad affrontare una gara
ha più esperienza, quindi sa dosare meglio, diciamo, ogni singola parte della macchina e di tempo e di gara, di tutto. Quali sono le messe a punto, qual è la messa a punto che il pilota qui può impostare per fare la differenza? Può lavorare comunque tanto di setup, quindi barre, aerodinamica non più di tanto, perché non ne ha questa macchina, cioè ha poca aerodinamica su cui lavorare. Può lavorare tanto sulle barre, sulle sospensioni e come far lavorare bene la gomma per la gara. Quanta elettronica c'è in questa monoposto? Parecchia, forse anche troppa, credo che complica molto le cose. Aiuta però a conoscere questo elemento che poi più avanti, fino ad arrivare alla Formula 1, sarà sempre più presente, secondo te? Credo proprio di sì, però non sono favorevole all'elettronica. Sono d'accordo con te. Comunque andiamo avanti, perché giustamente il nostro regista Valentinuzzi ci porta proprio alla San Donato, dove ci regala il numero 21 Mattia Drudi un bellissimo sorpasso ai danni di Viera e va a conquistare con questo sorpasso il quarto posto per Mattia Drudi. Vedete, era stato vincitore di una delle tre gare. Intanto Mauro Valentinuzzi ci ripropone questo sorpasso quasi facilitato da Viera, no? Sì, infatti non credevo che gli lasciava tutto quello spazio alto Joao. Non so, magari ha avuto qualche problema con la macchina, con le gomme, non so, però gli ha lasciato la porta aperta così da farlo passare facilmente. Una porta davvero spalancata. Drudi non ha fatto altro che infilare la sua Formula 4 senza nessun problema ed ecco il quarto posto servito su un piatto d'argento. Ora davanti a sé ha Leonardo Pulcini, che sicuramente sappiamo ha un carattere agonistico altrettanto coriaceo come quello dimostrato già a Imola da Mattia Drudi. Mentre davanti Maisano e Stroll sono tranquillamente lì in prima e seconda posizione, vedete che Mattia, dopo aver saltato Viera, ha già guadagnato una manciata di metri e si è già portato alla caccia di Leonardo Pulcini. Vedremo che cosa succederà. Mentre dietro Valente e Russo sono sempre insieme a Camilleri e agli altri protagonisti, anche se sono leggermente staccati. Eccolo qui, Russo in questo momento è andato alla caccia del numero 7, se non vado errato, proprio Valente, che gli sta davanti e che occupa la sesta posizione assoluta. Bella anche la gara di Russo. Siamo in questo momento a 16 minuti e 50 secondi più un giro per chiudere questa prima delle tre gare che si disputeranno qui sul tracciato del Mugello. Attenzione, perché Russo ormai nei tubi di scarico del numero 7 Valente, pronto ad andare all'attacco del pilota svizzero. Vediamo se ce la farà proprio la San Donato. Due traiettorie comunque diverse che si incrociano, niente da fare. Dietro lui intanto arrivano anche Bandeira, Camilleri e Mauron insieme al giapponese Takashi Kasai. Queste sono le prime 11 posizioni di questa gara, mentre Russo è sempre più vicino e sempre più a contatto con il numero 7 Valente. Si giocano la sesta posizione assoluta della gara. Davanti a loro abbiamo intravisto anche il 28 Viera, che è quinto, e davanti a Viera il numero 21 Drudi, che sta girando sul passo di 1.50.0 contro 1.51 di Pulcini. 15 minuti e un giro, ce la può fare Mattia Drudi andare a riprendere Leonardo Pulcini? Lo chiediamo a Matteo Cairoli. A guardare dai tempi sono più o meno uguali, quindi non so, credo può essere che lo prende a causa di un errore. Credo che dal passo che girano non ce la potrebbe fare, non si sa mai. Quindi. Sei un pilota che ha iniziato in maniera inconsueta il suo viaggio agonistico, il mettersi in gioco sulle piste di tutta Europa, perché non hai fatto karting e sei partito subito con la Formula 3, che comunque è una formula che se il manico ce l'hai emergi, se no vai a fondo, questo lo sappiamo. Cosa ti proponi nella tua carriera? Qual è il tuo obiettivo? Allora, il mio obiettivo fino all'anno scorso era di tentare la Formula 1, ma poi ho capito che più conosci bene il motorsport, più meno hai possibilità di arrivarci. Adesso sono nel programma Scholarship Program della Porsche per i giovani talenti, quindi sto lavorando duro per diventare un pilota professionista proprio della casa di Stoccarda. Bravo, bravo, questa è una bella scelta. Mentre c'è, attenzione, Russo, che è andato ancora una volta a cercare un attacco concreto nei confronti di Valente, lo affianca dopo la San Donato. Lucco e
poggio secco con Valente che però mantiene lui la posizione. Lo ricordo, si lotta per il sesto posto con Valente, il pilota svizzero, davanti a Russo numero 12 che vediamo ora inquadrato. Bello che un ragazzo così giovane come Matteo Cairoli abbia subito capito che se non ci sono gli strumenti necessari per arrivare in Formula 1, comunque se hai la voglia di diventare un professionista è giusto cercare e tentare anche altre strade, vero? Sì, sì, assolutamente. Siamo in questo momento di nuovo con gli occhi puntati proprio sul numero 7 Valente, che ha staccato leggermente Russo proprio nelle due curve dell'arrabbiata. I due viaggiano alla massima velocità per cercare di guadagnare il sesto posto, uno lo difende, l'altro glielo sta cercando, insistendo anche qui all'uscita prima di arrivare alla 180 gradi, due traiettorie diverse per affrontare il correntaio. Si esce dal correntaio per andare alla Biondetti 1, Biondetti 2, che riceve in questo momento sia Valente che il numero 12 Russo. Siamo ormai all'uscita delle Biondetti, ci portiamo la bucina e poi sarà di nuovo la discesa e quindi il lungo rettifilo. Chissà se alla San Donato questa volta il numero 12 Russo ci arriva con una diversa determinazione rispetto al giro precedente. Russo che comunque sta facendo davvero una grande gara, perché era partito dalla ottava fila dello schieramento di partenza, Andrea Russo, quindi dalla quindicesima casella, ed è in questo momento a cercare il sesto posto assoluto. La regia ritorna però sulla testa della gara, che sono già al lucco e poggio secco, poi ritorna sulla sfida per il sesto posto con Andrea Russo che in questo momento è affiancato a Valente. Escono dalla San Donato, si portano al lucco e poggio secco, vediamo Valente che rompe, chiude la porta in faccia a Russo che tentava di affiancarlo nuovamente, niente da fare, e quindi ancora tutto da rifare per Russo che sta facendo davvero una bella gara di rimonta. Davanti a tutti, dicevamo, c'è un Brandon Maisanon che ha 2 secondi netti di vantaggio su Lance Stroll. I due hanno a loro volta poi qualcosa come 6 secondi su Leonardo Pulcini, poi Mattia Drudi gira sul 49.9, mentre Pulcini gira sul 51. Sarà interessante andare a vedere proprio che cosa sta accadendo tra il numero 4 e il numero 21, perché non sono molto lontani tra loro. Che ci potrà essere la bagarra per il terzo posto assoluto? Adesso che vedo i tempi può darsi che può rompere gli indugi Mattia Drudi nei confronti di Leonardo Pulcini. Sono ancora abbastanza lontani, hanno quasi 1,5 secondi di differenza, quindi se continua di questo passo può essere che verso fine gara ci sarà da divertirsi. Solitamente man mano che i giri aumentano e si arriva verso la parte conclusiva della gara, come stiamo facendo in questo momento noi, i tempi sul giro anziché calare aumentano, si alzano. Come mai qui stanno calando? Girano praticamente Maisanon, Stroll, Pulcini, Drudi, e tutti e quattro sono scesi sotto l'1,50. Sicuramente sarà in merito al loro setup, meglio lavora la gomma più comunque durate e riesci sicuramente ad avere una macchina più prestazionale anche in fine gara. Avete visto, con il numero 12 Andrea Russo si è pulito la visiera del casco ed ora va alla staccata della San Donato ancora una volta con una traiettoria diversa rispetto al suo avversario Valente che gli sta davanti anche al lucco e al poggio secco. Lottano sempre per il sesto posto assoluto i due protagonisti che vengono inquadrati in questo momento dalle telecamere. Pulcini per la terza posizione ha girato in 1,50 netto, Drudi ha guadagnato altri 2 decimi di secondo, quindi Drudi si è fatto sotto a Pulcini. I due sono separati da meno di 1 secondo, si potrebbe andare a vedere quindi la lotta per il terzo gradino del podio, mentre qui ancora la sfida per il sesto posto con un Russo che per il momento non sembra in grado di poter avere dimostrare quel colpo di reni necessario per poter saltare il numero 7 Valente che gli sta davanti, mentre qui c'è una uscita nella sabbia di Viera che era in quinta posizione e che questo rallentamento lo potrebbe portare a contatto diretto, lo vedete ormai, con il numero 7 Valente ed il numero 12 Russo, quindi si potrà lottare fra poco per il quinto posto assoluto. Cosa può essere successo? Credo che ha fatto un piccolo errore, peccato perché aveva un bel margine, quindi che poteva finire la gara in quinta posizione, che comunque è un ottimo risultato, che poi si trasforma in quarta perché Maisanon non prende punti nella classifica generale.
Peccato, adesso spero che tenga giù e mantiene il passo che aveva prima. Eccolo qui subito Mauro Valentinuzzi che ci ripropone proprio all'uscita dell'Arrabbiata 2 l'errore commesso dal numero 28 Vieira che però mantiene un leggero margine, mentre Russo per questo sesto posto si dà ancora da fare affiancando Valente e staccando con lui in questo momento alla San Donato. Niente da fare, Valente aveva la migliore traiettoria, quella interna, ed è riuscito a sfruttarla molto bene. Siamo in questo momento pronti a verificare intanto anche la sfida per il terzo posto tra Pulcini e Drudi. Si è portato a 4 decimi Drudi da Pulcini e i due stanno ormai facendo esplodere la lotta per il terzo gradino del podio, mentre qui vediamo che Valente si è portato quasi nella scia di Vieira, anche se Vieira mantiene un margine di un paio di decimi e per il momento non c'è bagarra per il quinto posto, mentre si potrebbe andare proprio a vedere quello che succede per il terzo gradino del podio tra i nostri Pulcini, Leonardo Pulcini e Mattia Drudi, che fra poco innescheranno proprio la sfida per il terzo posto assoluto di una gara che vede Maisano e Stroll padroni assoluti della gara, direi quasi padroni assoluti del campionato, perché fino adesso li abbiamo sempre visti là davanti, vero Matteo? Esatto, sì, io non ho avuto occasione di provarci almeno a lottare per una vittoria, perché è veramente una cosa incredibile. Io quando li ho avuti davanti il primo giro, già dal secondo erano diventati un pallino, sì. Sì. In effetti è così, mentre qui si va alla sfida per il terzo posto, vedete, con Pulcini che già si sta difendendo perché Mattia Drudi è diventato efficace proprio nella sua scia. I due si lanciano alla violenta staccata della San Donato che li riceve in questo preciso istante, con Leonardo Pulcini che rimane davanti ad un Mattia Drudi che comunque non ha tentato di andare all'attacco in quella curva, era ancora troppo distante, ma lui sa di avere una buona velocità e sa di poter entrare nella scia di Leonardo Pulcini. Siamo alle curve successive, Lucco, Poggio Secco e poi giù verso la Materassi per arrivare anche alla zona dell'Arrabbiata 1, Arrabbiata 2. Leonardo Pulcini ha sempre visto Mattia, la monoposto di Mattia, sempre più grande nei suoi specchietti retrovisori. Ora sente veramente il propulsore dell'avversario ormai nella sua schiena. Vedremo come andrà a finire la bagarra, ma dietro loro c'è ancora questa bella lotta per il quinto posto assoluto, mentre Russo ha saltato Valente portandosi in sesta posizione, ed ora è Andrea Russo che va a cercare il quinto posto che è nelle mani di Vieira. Quindi ce l'ha fatta e ha messo a segno il sorpasso. Bella gara per Russo. Sì, assolutamente, considerando che è partito dalla 16ª posizione, adesso si ritrova lì a lottare comunque per nella top 10. Sicuramente adesso proverà nei prossimi giri a fare un attacco su Alto A. È un ragazzo forte e sicuramente ci proverà presto. Quindi la tua scuola si chiama Porsche in questo momento? Sì, per ora sì. E come proseguirà nel corso dell'anno questo percorso scolastico per Matteo Cairoli? Allora, quest'anno cercherò di fare il massimo per ottenere i risultati che comunque mi servono. Se dovessi comunque arrivare primo nella scholarship, faccio un esempio che a ottobre andrò in Germania a fare un test ufficiale con la Porsche. E se sarò uno dei piloti più completi, potrei diventare appunto un professionista che corre per la casa di Stoccarda. Esattamente. E quindi l'anno prossimo ti potremo vedere nelle gare che il programma Porsche prevede. Esatto, o altrimenti nella Super Cup, che comunque è il programma, diciamo, più importante Porsche nelle GT, che è concomitante con la Formula 1. Certo, più o meno del mondo. Quella che viene considerata la gara di contorno, ma che di contorno non è, perché sono macchine bellissime, molto spettacolari e gare tiratissime. Bene, è un bel percorso quello che ti sei proposto di fare, Matteo Cairoli, mentre noi andiamo a vedere e a goderci questo spettacolare duello per il terzo posto assoluto. Due giovanissimi piloti italiani in pista, Leonardo Pulcini che è sulla monoposto bianca e rossa,
dietro nera e rossa invece sono i colori di Mattia Drudi. I due protagonisti se la stanno contendendo questa terza posizione, l'aveva guadagnata con un bellissimo sorpasso nelle prime due curve Leonardo Pulcini su Vierà. Poi lo ha staccato, sembrava potersela godere da sola in solitaria Leonardo Pulcini, invece da dietro Mattia Drudi è riuscito a mettere, ad innescare una rimonta che lo ha portato proprio in questi frangenti nei tubi di scarico di Leonardo Pulcini e quindi con la possibilità di andare a conquistare questo terzo posto. 4 minuti 10 secondi al termine di questa gara, naturalmente più un giro, una gara che per quanto riguarda la prima e la seconda posizione non ha più nulla da dire, ma per il terzo posto guardateli ora transitare sul traguardo in piena velocità con Mattia Drudi che rimane nei tubi di scarico di Leonardo Pulcini. Leonardo Pulcini dimostra di avere comunque una buona velocità tale da poter arrivare sulla staccata, eccola qui, della San Donato con qualche metro di vantaggio per poter respirare in staccata. Sì, vero? Esatto, sta difendendo bene comunque la sua posizione, a meno che non commetta un errore potrebbe riuscire a tenerlo dietro Mattia, tutto da definire ancora. Come spieghi che Leonardo Pulcini sia stato ripreso con una certa facilità da Mattia Drudi ed ora che Mattia Drudi è arrivato sotto non riesce però a prodursi nel tentativo d'attacco? Sta aspettando le battute finali della gara oppure non so, Leonardo Pulcini ha capito che deve spingere di più? Può essere che è tutte e due, può essere. Allora Mattia sicuramente sta aspettando, sta studiando Leonardo, ma comunque anche Leonardo devo dire che è un buon passo e se continua così forse ce la farà a tenere la sua posizione. Mentre qui stiamo rivedendo un bellissimo tentativo di attacco che ci hanno regalato Raghunath, il pilota indiano, con il giapponese Kasai Takahashi. Noi ritorniamo però sulla sfida per il terzo posto. Leonardo Pulcini comunque in questo momento riesce a rispondere senza timori reverenziali ad un Mattia Drudi che gli si è messo lì nella sua scia e non si è più spostato. Ora li vedremo transitare sul traguardo, guardate il countdown, 2 minuti e 20 secondi più un giro al termine, quindi siamo davvero alle battute finali. Vedete come cambia traiettoria Leonardo Pulcini per spezzare proprio l'effetto scia a Mattia Drudi che rimane comunque nei suoi tubi di scarico inseguendo, fotocopiando la traiettoria di Leonardo Pulcini, e però alla San Donato come nel giro precedente vedete riesce a respirare. Sì, esattamente, è incredibile questa cosa, anche se come dici tu spezzava la scia, perché comunque dopo un po' ti dovrebbe tirare, infatti si vede che qui gli va più vicino e non so se ce la farà, sinceramente non sono tanto convinto, magari mi sbaglio. Ecco, tu hai fatto 2 round del terzo, lo stiamo vivendo ora, sulla Formula 4. È un campionato appena partito, è un campionato neonato, un campionato che ha voluto la FIA, lo ha voluto a tutti i costi Jean Todt, è stato sostenuto anche dal nostro presidente Sticchi Damiani. L'Italia è la prima nazione ad aver fatto decollare il progetto Formula 4 che l'anno prossimo prenderà tanti altri paesi d'Europa. La ritieni, dopo averla provata, assaggiata, una formula davvero addestrativa questa Formula 4, Matteo? Assolutamente sì, è un campionato comunque di alto livello perché sono tanti partecipanti e la macchina appunto che non ha molto motore, quindi è molto più difficile fare la differenza. Comunque io lo ritengo un campionato che comunque può far crescere molti piloti, molti giovani, e sono contento anche comunque di aver preso parte a sulle due gare. Bene, siamo a 40 secondi più un giro, attenzione perché quando rientreranno sul traguardo bisognerà vedere se Maisano, qui stiamo osservando la lotta per il terzo posto, davanti a loro ci sono Maisano e Stroll. Maisano transita in questo momento, quindi inizia in questo istante il penultimo giro della gara, penultimo giro della gara per Maisano, per Stroll, ma soprattutto per Pulcini e Drudi che in questo momento si stanno contendendo il terzo posto ormai da qualche giro a questa parte, con i due protagonisti sempre uno nella scia dell'altro. Il minimo errore può favorire o pregiudicare la prestazione. Siamo in questo momento all'uscita del San Donato, Lucco, Poggio Secco, chi vedi meglio, il tuo pronostico?
per la terza posizione, Matteo Cairoli. Credo che se continua così potrebbe riuscirci Leonardo Pulcini. Non credo che, si vede che sono al limite tutti e due, ma secondo me anche se potrebbe averne di più Mattia, Leonardo tiene la propria posizione. Quindi una volta che è arrivato Mattia, Leonardo lo ha respinto e in questo momento la convinzione di Leonardo, tu dici, cresce giro dopo giro, visto e considerato che comunque riesce a mantenerselo alle spalle. Esatto, credo che Mattia si è avvicinato così tanto perché è capitato anche a me che magari hai un bel margine sugli altri, ti prendi diciamo la tua comodità e allora dopo gli altri si avvicinano perché vanno più forte, credi che anche se hai tempo vai forte, ma poi li vedi sempre più vicini e dopo inizi a farti qualche domanda strana. Esatto. Siamo, attenzione, alla 180 gradi, al correntaio, e quando transiteranno sul traguardo non vedete più il countdown perché inizierà l'ultimo giro di questa gara legata al campionato italiano di Formula 4. La stiamo commentando fin dall'inizio, 28 minuti più un giro, è il primo dei tre appuntamenti che si terranno qui al Mugello. Vicino a me Matteo Cairoli, un giovanissimo pilota che ha scelto di diventare un pilota professionista seguendo una strada diversa rispetto a quello che è il sogno dei giovanissimi, quello di arrivare in Formula 1, e quindi la sua strada ha un marchio importantissimo di grande prestigio, di grande storicità come quello della Porsche, e magari i suoi sogni diventeranno già realtà alla fine di quest'anno là in quel di Stoccarda. Siamo nell'ultimo giro e quindi rientriamo proprio con gli occhi puntati su questa gara e vedremo se Mattia Drudi riuscirà a saltare un Leonardo Pulcini che in questo momento è concentratissimo, determinatissimo a portare a casa la terza posizione, che praticamente gestisce dopo dalla terza curva di questa gara. Qui davanti invece vedete Brandon Maisano, il pilota francese del team Prema, con una buona esperienza, corre per il trofeo di Formula 4 e non per il campionato italiano, vista l'età, vista l'esperienza già maturata in altre formule, è comunque preciso, perfetto, non ha mai mostrato sbavature. Guardate intanto chi è alle sue spalle, il suo compagno di squadra Lance Stroll, il pilota canadese. Anche questo canadese sembra avere ormai una strada spianata verso un futuro importante. Il suo talento comunque fino a questo momento lo ha confortato, lo ha sostenuto, e quindi vedremo come proseguirà poi la sua carriera, ma soprattutto lo vedremo in questo campionato se riuscirà a mantenere la testa del campionato. Siamo solo al terzo dei 7 round previsti in questa stagione. Siamo ormai pronti a verificare il passaggio sul traguardo. Vedete, questo è il muretto del box del team Prema, la bandiera a scacchi che consegna la vittoria del trofeo a Brandon Maisano e la vittoria del campionato per quanto riguarda il campionato di Formula 4 a Lance Stroll. Là dietro Leonardo Pulcini riesce a tenersi dietro un grintosissimo Mattia Drudi e rinviano la loro sfida per un altro podio, naturalmente per gara 2, poi ci sarà anche gara 3, la gara 2 sarà velocissima. Qui invece vediamo arrivare comunque un quinto posto di Vieira, che è riuscito per un soffio a mantenerlo nei confronti di un Andrea Russo che ha fatto una straordinaria gara, l'ha conclusa al sesto posto ma era partito molto dietro sullo schieramento di partenza e ha fatto dei bei sorpassi. Davvero una grande gara quindi quella di Brandon Maisano, che non ha avuto assolutamente avversari, così come Lance Stroll alle sue spalle. I due riporteranno la vettura alla Prema, però c'è un regolamento che recita come partirà a gara 2. In poche parole, in gara 2 partiranno tramite l'inversione dei primi 10 classificati. Quindi Kasai, Takahashi e Camilleri scatteranno dalla prima fila, poi vedete Gustavo Bandera e Alain Valente dalla seconda fila, Russo e Vieira terza fila, Drudi e Pulcini quarta fila, la quinta fila per Lance Stroll e Brandon Maisano. E quindi Lance Stroll e Brandon Maisano li vedremo impegnati naturalmente in una rimonta per cercare di ottenere, praticamente di bissare il risultato. Non succede quasi mai, però dimostrano sempre comunque di avere in mano. Ci arrivano vicini. Sì, dimostrano sempre di avere in mano un ottimo mezzo meccanico e di saperlo guidare e di portare al limite. E anche una grande affidabilità comunque. Assolutamente sì, una grande affidabilità. Questi mezzi hanno dimostrato fin dalla prima gara una buona affidabilità, vero Matteo? Sì, non ne ho visti tanti sinceramente ritirati, quindi
Sono abbastanza, sì, sono molto affidabili. Ecco, la bontà di questa categoria è poi data anche dal fatto che voi sul campo di gara, cioè i giovanissimi protagonisti che la portano avanti sul campo di gara, sono anche assistiti da, da piloti più esperti che vi dicono, che vi fanno dei corsi sostanzialmente dentro il circuito. Alcuni, sì, diciamo che sono i tre organizzatori, sì, di questo campionato, non organizzatori, esatto, Andrea Piccini, sì, che comunque prendono cura di questi piloti e li portano in giro per la pista facendo vedere bene quali sono le traiettorie piuttosto che i pregi e i difetti della pista stessa. E questo è un supporto importante. Assolutamente sì. Poi anche a fine di ogni gara fanno il briefing per appunto parlare di come sono andate le qualifiche, gara 1, gara 2, gara 3. Benissimo, questo è Brandon Maisono, anzi questa è la sua monoposto che il Team Prema sa preparare alla grandissima. Il Team Prema, lo ricordiamo, in Italia e in Europa, nel mondo, è una delle squadre più qualificate, corre in tantissime categorie di formula, era partita proprio dalla Formula 3 nei primi anni 80, pensate quanta esperienza si è caricata sulle spalle, ed è per alcuni che hanno vissuto i periodi storici della Prema Racing prima e Prema Power dopo, è stata poi la squadra che ha fatto decollare anche la carriera di un certo Jacques Villeneuve, che ha corso con loro e ha vinto con loro, poi naturalmente percorsi diversi, però è una squadra veramente molto molto valida, e lo sta dimostrando anche nell'impegno che si è assunta in questo campionato italiano Formula 4. Intanto qui vediamo il terzo classificato, Leonardo Pulcini, in questa splendida ripresa che ci regala la regia di Mauro Valentinuzzi. Terzo classificato, il secondo classificato che è il canadesino Lance Stroll, questa volta non è stato suo il successo, anche se vince la classifica del campionato italiano, e poi la prima posizione della classifica assoluta andata proprio a Brandon Maisano, eccolo qui il pilota francese di casa Prema, e qui invece lo vediamo inquadrato una volta tolto il casco, tra poco li vedremo sul podio a festeggiare questa prima gara delle tre previste. Qui invece vediamo gli highlights, la bandiera verde e poi le due vetture della Prema che prendono e se ne vanno via. Esattamente, come sempre, se non lo fanno in partenza lo fanno alle prime due curve. Infatti, quello lo posso dire. Dietro intanto, una volta partita la gara, dietro c'è stata questa bella rimonta da parte di Andrea Russo, numero 12, che è andato momento dopo momento a migliorare la sua posizione. Vedete Matteo Drudi con questo bellissimo sorpasso ai danni di Vierà, mentre qui Vierà è andato oltre il cordolo di contenimento, ma ben oltre nella sabbia. Sì, oltretutto gli è andato anche bene perché poteva rompere comunque l'ala e poi compromettere la gara verso il finale. Esattamente. Qui siamo veramente alle battute finali della gara, c'è stato un bellissimo tentativo di sorpasso con i due piloti che sono rimasti affiancati, e qui ancora una volta l'ultimo timido tentativo di Mattia Drudi di andare a strappare la terza posizione ad un Leonardo Pulcini che invece è rimasto concentratissimo fino alla fine. Così come Brandon Maisano, che sotto la bandiera scacchi festeggia la vittoria per quanto riguarda questo primo dei tre episodi agonistici che vedremo al Mugello, la seconda posizione appunto per la Lance Stroll, ed il terzo posto là dietro vedete per un Leonardo Pulcini che non si è fatto infilare da una Mattia Drudi, sicuramente un duello che rivedremo poi. Naturalmente il 5 al muretto box della Prema e poi naturalmente tutti insieme a festeggiare sul podio, eccolo qui il terzo gradino per un Leonardo Pulcini, che direi, no, quello lì era Drudi, sì Mattia Drudi, la seconda posizione per Leonardo Pulcini, ed il primo posto, sì perché questo è il podio del campionato italiano, è vero, per Lance Stroll questo è il podio del campionato italiano, e quindi Drudi, Pulcini secondo e Lance Stroll al primo posto, mentre il podio del trofeo quindi vedrà sul gradino più alto del podio Brandon Maisano, il tecnico della Prema che solleva in alto il suo trofeo, e noi ci ascoltiamo l'inno nazionale.
queste erano le note dell'inno nazionale canadese. Su queste note io voglio ringraziare, salutare, ma soprattutto farti un in bocca al lupo per la tua carriera, Matteo Cairoli. Grazie per essere rimasto con noi. A voi tutti l'appuntamento per la prossima gara. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.